parte teorica, che cos'è la resistenza, per esempio, qual è il fattore che ha determinato. Poi volevo passare ad illustrare un po' i processi energetici, problema molto ma molto brevemente, se ci fosse un fisiologo mi sparerebbe, ma lo volevo trattare dal punto di vista pratico, come alcune indicazioni che ci hanno i fisiologi noi li possiamo poi mettere in pratica sul campo, dovendo allenare il mondo. Poi passavamo a vedere quali erano le caratteristiche di alcuni mezzi di allenamento. Poi volevo passare a parlare un po' del rafforzamento muscolare, l'esercitazione a corpo libero per il rafforzamento muscolare, che se noi curiamo il motore dobbiamo pure curare gli organi di trasmissione, che altrimenti potremmo avere una grandissima cilindrata con gli organi di trasmissione che poi cilano e ci lasciano a piedi. Infine parlare di quali potevano essere gli obiettivi dell'attività giovanile, io credo che possa essere un argomento che vi poteva interessare. Poi eventualmente qual era il modo per operare, per avviare il giovane al mezzo mondo. Quindi l'idea era questa qui. Quindi, partiamo e vediamo che succede. Quindi io tengo l'orologio ben in vista. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo porre è: che cos'è la resistenza, visto che parliamo di resistenza? La prima risposta spontanea che ci viene è che è la capacità fisica che permette di sostenere un determinato sforzo il più a lungo possibile. Premetto, visto che c'è anche Sergio di Rubelli, io se volete questo ve lo posso anche lasciare, quindi se qualcuno non ha voglia di prendere gli appunti, ve li troverete qua, se avete piacere. Poi noi li spieghiamo con la chiavetta o con Come volevo, io poi ce l'ho sulla chiavetta e io poi ve lo posso lasciare. Vabbè, l'altra risposta che ci viene spontanea è quella che la capacità di compiere un lavoro prolungato, sempre nel tempo, senza però che si determini uno scadimento della prestazione. Per sommi capi la resistenza la potremmo dividere in tre grosse branche, diciamo, quella generale, quella locale e quella specifica. Cerchiamo di andare di cose. Quella generale è la capacità di eseguire per un lungo tempo, come dicevamo prima, un impegno che attivi diversi gruppi muscolari e quindi è sostenuto principalmente dal sistema circolatorio e respiratorio, cioè quando facciamo l'attività abbiamo la fame. Quello locale si riferisce a un ristretto gruppo muscolare ed è sostenuto dai livelli di forza e dalla giusta tecnica esecutiva. Quella specifica, forse è quella che ci interessa più a noi, come me, ma, ecco, che è la capacità di sostenere uno sforzo molto simile a quello di gara. E quindi è in funzione della specificità e della disciplina che uno pratica. La resistenza, come sappiamo, è una qualità che incide su diversi sport, per esempio nelle corse di peso forte e fondo dell'atletica leggera, in molte prove di nuoto, naturalmente nel ciclismo, nello sci di fondo, nel pattinaggio e nella canoa e canottaggio. Cioè sono tutte discipline che richiedono un certo lasso di tempo per essere spettate. Quindi in questa disciplina in cui la resistenza è un fattore fondamentale fornisce il massimo lavoro. Quindi se in queste discipline se non è ben sviluppata la resistenza sicuramente non avremo dei buoni risultati. Che succede? Ora, mentre in quegli sport in cui la resistenza non è un fattore limitante, determinante, permette all'atleta, per esempio, di ripetere per lungo tempo alcuni gesti senza scadimento di prestazione. Pensiamo al tennista che una partita di game può durare anche diverse ore, alla fine riesce ad essere anche efficiente, che più si tende all'altro.
È chiaro il concetto? Pure anche nell'idea. In tutte quelle attività in cui cerchi anche fase di introduzione, però è solo durare il tempo. Ma vediamo un po' da cosa può dipendere, oppure da cosa dipende la resistenza. Questi sono concetti che li sappiamo tutti quanti, se l'avete. Poi, adesso è scienze motorie, temi nocere, adesso siete tutti laureati in scienze motorie. Quindi la resistenza dipende sicuramente dall'efficienza dei grandi sistemi organici, dal respiratorio al cardio circolatorio. Quindi che probabilmente sono i due sistemi maggiormente impegnati. Naturalmente dipende dall'efficienza del sistema nervoso e dell'apparato muscolare, come dicevamo prima, un buon motore, se non c'è dei buoni organi di trasmissione, poi non rende. E non per ultimo, la capacità emotiva, l'impegno, la grinta della gente. Passiamo ad analizzare quali sono i fattori che garantiscono la resistenza. Sicuramente è la presenza nei muscoli di un maggior numero di fibre rosse. Questo non so se non è argomento, se poi ci vorremmo soffermarci un pochettino oppure no, i vari tipi di fibre. Quelle rosse che ci sono date dalla genetica, cioè dalla madre natura, oppure di quelle intermedie che vengono specializzate. Poi lo vedremo con calma quando sono dentro. Altro fattore determinante per la resistenza è la maggior vascolarizzazione, maggior apporto di sangue nei muscoli che lavorano attraverso un maggior numero di capillari. Altro fattore è il maggior contenuto nel sangue di ossigeno e di fonti energetiche. Non ci fermiamo oltre, poi ci ritorniamo. Altro punto importante è la capacità di assorbimento e utilizzazione dell'ossigeno a livello mitocondriale. Cioè, nei muscoli ci sono degli organi, i mitocondri, i quali sono zonati, che sono le centrali aerobiche del muscolo. Più ce ne sono, quindi più resistenza abbiamo. Ma anche qua sorvoliamo. Altro fattore è la capacità di immagazzinamento e trasformazione delle forme energetiche, cioè il carburante. Il muscolo funziona con un certo tipo di carburante, più nell'organismo l'abbiamo immagazzinato, quindi, e più li possiamo utilizzare, più ne abbiamo meglio è. E in ultimo, ma non è proprio in ultimo, è l'efficienza dell'apparato respiratorio e circolatorio. Tant'è che il cuore di un fondista, di un atleta che pratica sport di resistenza è un pochettino diverso da uno di noi normali, almeno dal mio. Dicevo che non è da trascurare neanche poi la giusta coordinazione dei movimenti, essere sciolto e coordinato, quindi si spende di meno e di conseguenza aiuta anche l'effettuazione di una prova lunga. Prima abbiamo parlato di resistenza specifica, quella che è riferita a un particolare tipo di disciplina, quindi in quella grossa branca possiamo di nuovo ridividerla in tre sottogruppi: la resistenza di lunga durata, quella di media durata e quella di breve durata. Naturalmente questo si riferirà sicuramente alla durata dell'impegno. Quella di lunga durata si riferisce ad impegni superiori ad 8 minuti. Per esempio, in atletica, qual è quella specialità che dura di corsi che dura più di 8 minuti? Sicuramente un 5.000, 10.000. Per qualcuno anche il 3.000, per le donne anche il 3.000, quindi per quelle specialità ha maggiormente importanza la resistenza di lunga durata. Poi abbiamo quella di media durata, che si può collocare tra i 2 e gli 8 minuti, e anche qui se vogliamo fare un esempio del mezzomondo, gli 800 dove rientra?
800-1500, dovrebbe rientrare la stessa placca qui. Più che 800, forse 1500. Che fa il mio computer? Invece quelle di breve durata, che è più bassa, quindi in questo caso potremmo farci rientrare anche in parte agli 800. Poi abbiamo anche la resistenza alla forza e resistenza alla velocità, però che a questo punto conviene correre un po'. Resistenza di lunga durata. Allora, abbiamo detto che è superiore agli 8 minuti. È uno sforzo prevalentemente sostenuto dal meccanismo energetico aerobico. Vuol dire, no? Che, sapete. Il caso è che poi ci fermiamo su questi meccanismi energetici brevemente, per poi vedere come abbinarli ai tipi di allenamento. Quindi, per la resistenza superiore agli 8 minuti, il meccanismo energetico maggiormente impegnato è quello aerobico. Quelli invece di medio durata, ci ricordavamo che era da 2 a 8 minuti, il meccanismo sicuramente è quello aerobico, ma sostenuto da quello anche anaerobico lattacido, cioè quel meccanismo che produce acido lattico, che ci fa andare più forte, ma nello stesso tempo è il più inquinante perché produce acido lattico, e poi vedremo quali sono gli effetti di questo acido. La resistenza di breve durata, quella che dicevamo, va dai 5 secondi ai 2 minuti, e comporta un elevato utilizza il meccanismo anaerobico lattacido e quindi richiede sicuramente anche un grande sviluppo di resistenza alla forza e resistenza alla velocità, quello che vedevamo prima. Fatto questo, potremmo sceglierci un po' la strada da seguire, di cosa ci sarebbe ancora da dire. Io partirei con processi energetici, brevemente così. Stare un po' più collegato. E quindi vediamo quali sono i meccanismi energetici che sono alla base del movimento del gesso atletico. Così facciamo abbassare. C'è il meccanismo anaerobico alattacido, che ci dice la parola stessa, non produce acido lattico. Il meccanismo lattacido e il meccanismo aerobico. Il primo sicuramente è il meccanismo che ha una grandissima potenza, ma di durata brevissima, per i tecnici che usano i velocisti che fanno 100 metri, oppure le specialità di salti o di lanci, in cui è un movimento esplosivo e poi finisce là. Poi le altre cose ce le vediamo dopo. Il meccanismo lattacido sicuramente è un meccanismo di media potenza e di durata modesta, superiore, molto superiore all'altro, ma nettamente inferiore a quello proprio di vedere. No, grazie. Grazie. Quindi questo meccanismo è sostenuto dalla demolizione del glicogeno in assenza di ossigeno. L'ultimo, così in scaletta, è il meccanismo aerobico, che è di bassa potenza ma è di lunga durata, perché è sostenuto dall'ossidazione del glicogeno in presenza di ossigeno e utilizza come carburante, oltre al glicogeno, anche gli acidi grassi, che per fortuna noi ne abbiamo abbastanza in deposito. Oddio, vogliamo fermarci un attimino qua, ma proprio molto brevemente, tanto per inquadrare.